Abbiamo passato l'estate a chiedere tutti al Napoli di formare un organico competitivo, una rosa più ampia, figuriamoci se oggi chiediamo che non si faccia il turnover, no? Sarebbe incoerente proprio per giocare ancora con la parola del giorno. Quindi sicuramente organico competitivo, sicuramente turnover, però la storia delle squadre che hai allenato tu, delle grandi squadre che hanno vinto campionati nazionali e coppe europee, è una storia che si basa sempre su 6-7 giocatori che formano lo zoccolo duro. Ora non vado a citare il grande Manchester United, il Barcellona e tante altre squadre, lo stesso Bayern, no? Dove 6 o 7 giocavano quasi sempre. Ora tutto il turnover di questo mondo, però Amsic, Higuain, Zuniga, Berami, Albiol, forse anche Callejon, non giocheranno gli stessi minuti degli altri, ne dovranno giocare molti di più, perché se sono campioni e vogliono formare questo zoccolo duro devono essere in grado di fare questa differenza e di darti queste garanzie, no? Sicuro che qualcuno giocherà in più che l'altro, questo è normale, ma adesso all'inizio del campionato tutti sono più o meno allo stesso livello. Dopo 3 mesi diciamo questo giocatore ha giocato di più, l'altro è sicuro che uno sarà più forte che un altro, ma oggi a questo punto per me non è una grande differenza tra uno e un altro. Quando i giocatori arrivano dopo giocare con la nazionale rispettiva, normalmente fanno un allenamento un po' meno intenso che l'altro. Così Marek ha fatto un allenamento normale come l'altro che hanno arrivato ieri. Quando dico normale, con la pala, palleggiando, tutto normale, niente speciale, ma meno intensità che il gruppo che era qui all'inizio. Oggi è il secondo allenamento, vediamo come sono tutti, se qualcuno ha qualche problemina, ma ieri tutti erano a posto. Marek era uno di questi che era a posto. Zapata, Duván Zapata, io sono sorpreso perché lui ha capito tutto velocemente, casa, telefono, macchina, tutte queste cose che sempre ha un po' di difficoltà quando arriva, per ciascuno che arriva da un altro paese, lui è a posto, è integrato, parla chiaramente con me, parla spagnolo, tanti che parlano spagnolo, so, è facile per lui, con le colombiane è ancora più facile. So, fisicamente deve ancora lavorare, perché questo tempo che lui andava in Inghilterra, ritornava e andava a Colombia o Argentina, ha perso un po' la condizione fisica, ma sta lavorando bene e sicuro che lo farà bene, perché lavora bene e è ancora giovane. No, il discorso è chiaro per me, come ho detto prima, devono pensare che devono farlo bene questa partita, perché questo significa che avranno più possibilità di giocare più partite. Se arriva questa partita e non lo fanno bene, almeno dico atteggiamento e l'impegno, per me è una segnale brutta. Io penso che loro sono intelligenti, devono capire che per giocare 44 partite più o meno che abbiamo a fine del campionato o alla fine della stagione, devono essere attenti ogni partita e fare un po' di merito, non so se si dice così. Lui è un giocatore di qualità, intelligente, che può giocare in questi 3 posti dietro la punta, ma normalmente ha giocato alla sinistra, più o meno con lo stile di Lorenzo, no? De punta dentro, tiro in porta, la qualità, il passaggio, più o meno questo tipo di giocatore. E uno di questi giocatori che ha allenato questa settimana lo ha fatto benissimo. So, ha la possibilità, sicuro come l'altro, ma ha la possibilità. Chiaramente 2 distrazioni dei singoli, ma per me non è questo un problema. Il problema è se la squadra o la fase difensiva della squadra non è buona, o se la difesa come linea non lo fa bene. Chiaramente abbiamo lavorato, perché se era qua Higuain o era qua Mertens, Callejon, abbiamo lavorato in attacco, ma con Mesto, Ubini, Britos, Cannavaro, Fernandez qui era più facile lavorare con la fase difensiva lo stesso. Cioè, abbiamo fatto un po' di tutto. La cosa importante è loro devono provare a fare le cose, non devono avere paura di si fa un errore, questo significa che la prossima partita non gioco. Per me non è così, puoi giocare o non giocare, si fa un errore, ma la cosa importante è deve avere questa fiducia in se stessi di farlo, di provarlo. Canale 21.
Salve mister, sono qua. Vorrei sapere, una curiosità, lei ha parlato di percentuali per quanto riguarda la squadra e la preparazione, da 65 al 70. Mi hanno chiesto, io ho detto, ma no, io non ho parlato, dovevo parlare perché allora sennò... noi parliamo di percentuali, facciamo in questo 70 modo. L'ultima volta. Dove... ho detto esatto, 72 70. Adesso è il massimo che può dire 72. Io non sapevo qualcosa del 71, ma 72 nel caso 72. Avrà spiegato sicuramente responsabile della comunicazione del Napoli, Nicola Lombardo, a Benitez, perché fortunatamente è stato buono saltare quel 71, inutile che vi dico qual è il significato, ovviamente mi rivolgo a napoletani, sappiamo tutti quale, però Benitez ha detto 72, significa che è migliorata un po', ma è migliorata, dobbiamo dire che, mi dispiace, saluto Nicola Lombardi, responsabile della comunicazione, che oggi aveva detto a Benitez la domanda migliore la farà Del Genio, perché fa sempre delle domande tattiche molto interessanti, grazie Nicola, però oggi poi la domanda non era tattica, però è una domanda alla quale ho avuto una risposta molto interessante, così come interessante quello che ha detto su Zapata, quello che ha detto su Mertens, si riferiva a Mertens nella penultima risposta, e soprattutto questa finale che vi avevo già un po' anticipato, dove ha parlato della sicurezza di fare le cose e non della paura di fare l'errore che è pericoloso quando accompagna un giocatore. Per quanto riguarda le scelte, tra un attimo poi ci facciamo un filo diretto velocissimo ancora con i nostri telespettatori, andrei un minuto proprio alla lavagnetta per vedere tutte le opzioni possibili per quanto riguarda la formazione. Dalle parole di Benitez possiamo dire, l'amico di prima diceva Raffaele perché non gioca, credo che giochi Reina, quindi Reina, poi destra Maggio o Mesto, questo c'è un leggero ballottaggio direi, centrale Cannavaro dovrebbe rientrare e qui potrebbe esserci Albiolo centrosinistra, ma anche Britos stesso. Armero, non dovrebbero esserci dubbi, con Zuniga che ha giocato due partite, viaggio lungo, e quindi Armero potrebbe partire qui a sinistra. Gemaili sicuramente non ha giocato mai titolare le prime, è un titolare praticamente, con la Svizzera ha giocato la prima e non la seconda, e quindi direi Gemaili uno e l'altro Berami o Hiller. Trequartisti direi Amsic secondo me, altrimenti Pandev qui nel ruolo di centrale, Higuain secondo me giocherà, su questo non ci sono dubbi, l'ipotesi potrebbe essere tenere tutti e due, sia Pandev che Caglione in questa posizione, poi per quanto riguarda, ma credo comunque sicuro Higuain, probabile Amsic o Pandev, a destra dovrebbe esserci Caglione oppure anche Pandev qui, a sinistra Mertens o Insigne, con Mertens che ha buone possibilità. Questi sono i giocatori che ci sono. Zapata va in panchina, è stato convocato, e quindi come Radosevic, quindi il fatto che ci sia Zapata potrebbe, diciamo, debuttare, ma chiaramente a partita in corso. Vediamo chi c'è in linea.